Buonasera e benvenuti a Slam Sport Network. Abbiamo qui accanto a me Carpentieri. Carpentieri è un pugile che abbiamo già sentito nella nostra trasmissione del Nobile Arte. Si sta preparando per un match importante. Si parla e abbiamo saputo in via traverse che sei prossimo a un match a Malta. Ma di che si tratta, se possiamo saperlo? Allora, mi hanno proposto un match a Malta contro un ragazzo che si chiama Brandon Borg, che è residente lì a Malta, un ottimo pugile, super medio, alto, un giovane promessa, dato che ha 23 anni, quindi ha 6-5 anni meno di me. E stiamo preparando questo match passando per via di un altro match di collaudo che si terrà domenica 6 maggio alla Dispoli, per carburare un po' per questo match di Malta, un po' più impegnativo, un po' più importante, che ci proietta verso altri orizzonti, diciamo. Quindi, Carpentieri, quanti anni hai? 28 anni compiuti a gennaio, diciamo non sono ancora un giovanotto, dai, fine ai 30 anni ancora. No, ma penso anche di più, perché sappiamo che nel panorama del pugilato abbiamo diversi pugili di fama, di nome, che hanno fatto diverse cose importanti, tipo anche Di Rocco, che ha 34 anni, insomma ha 33 anni se non erro, e vuole anche lui rientrare nel mondo del pugilato. Ecco, una cosa importante, quello che vogliamo chiederti, visto che noi già sappiamo un po' del tuo passato, c'è un passato del mondo dell'Australia, un passato importante, e da temerario e da un centurione romano, come possiamo dire noi a Roma, centurione romano, ma comunque un passato forte. Ora sei di nuovo qui in Italia, ti stai preparando di nuovo, ti stai allenando, eccetera, e siamo qui all'interno di una palestra qui alla Dispoli. Il tuo coach come si chiama? Maestro Fabio Filippini. Sì, mi alleno qua alla Dispoli, grazie a lui devo tanto a questo maestro, perché ha sempre creduto in me. Io sono tornato dall'Australia un po' ammaccato, diciamo, il collaudatore, però insomma parecchie battaglie oltreoceano, sono tornato qua, pochi credevano in me, sai com'è, gente magari ti dà per finito subito, però l'importante è non sentirsi finiti nel cuore, no? Io fino all'ultimo, e adesso siamo qua e ci promuovono sempre match un po' più importanti fino a raggiungere il nostro obiettivo. Insomma, l'importante è perseverare, come ti dissi una volta in intervista dopo match. E io persevero ogni giorno, dalla mattina quando mi alzo fino a quando vado a dormire. Ricordo l'intervista contro Ortiz, che hai combattuto, che hai vinto chiaramente. Sì, me la ricordo quell'intervista. E adesso è arrivato un momento un pochino diverso, penso, nella tua vita sportiva. È un momento un po' particolare, un momento da cominciare a mettere nel cassetto un programma con vittorie per poterti portare poi, quando deciderai di smettere, a dire perfetto, adesso sono pronto a poter smettere perché ho raggiunto i miei obiettivi. Io adesso chiaramente ti faccio anche a te questa domanda, come ho fatto a diversi pugili: qual è il tuo obiettivo prima di smettere? Il mio obiettivo prima di smettere è quello di portare a casa un titolo, che sia, penso, il sogno di tutti i pugili italiani, il titolo italiano. La motivazione che mi spinge a farlo, delle volte quando penso a quando potrò smettere, magari avrò un figlio, io spero sempre di essere la motivazione per il mio figlio o mia figlia, è quello che mi spinge a combattere sempre di più, non combattere solo per me stesso. Io la mia più grande motivazione, dico sempre, è stata mio padre, che si è sempre fatto in quattro per permettere di essere qua dove sono adesso. Quindi vorrei un domani che questa cintura fosse il coronamento di una famiglia o di una motivazione per continuare a combattere. Ecco, l'unica cosa che abbiamo visto, che ultimamente stiamo guardando, questi pugili che chiaramente smettono di fare questa nobile arte, hanno dei problemi, sto vedendo che stanno cominciando a riscontrare dei problemi, chi non si è saputo tenere da parte quello che ha guadagnato, quello che non ha guadagnato, ma comunque hanno avuto grosse difficoltà anche per arrivare dove sono arrivati, e questo è mancanza di sponsor. Tu sei d'accordo che in questo sport comunque serve uno sponsor per aiutare voi atleti a potervi preparare nel miglior modo? Sono d'accordissimo, perché c'è mancanza di sponsor. Pugilato purtroppo è preso un po' sotto gamba qua in Italia, basti pensare che se una squadra di calcio a bassissimi livelli va a chiedere uno sponsor al negozio, lo sponsor magari è ottenuto. Se vai a chiedere uno sponsor per una manifestazione, anche per un titolo italiano, tentennano a supportarti, quindi è molto difficile qua in Italia. Ci sono pugili che lavorano al cantiere, pugili che lavorano a carrozzeria, pugili che lavorano in officina. Io stesso ho fatto il fabbro per diversi anni, finivo, andavo a allenarmi in palestra. Purtroppo la situazione attuale è questa, non bisogna mollare, bisogna sperare, e soprattutto è circondarsi di persone positive e persone che credono in te, perché è pieno di persone che tendono a screditarti, quindi bisogna
fare una cernita di persone che sia intorno, perché la positività porta positività. E certo, mi sembra giusto. Una domanda un po' gossip, non riguarda te chiaramente, ma riguarda dei tuoi colleghi. Allora, sappiamo che molto presto arriva il derby romano nel mondo del pugilato, quindi parliamo di Geografo contro Domenico Spada. Allora, la domanda chiaramente viene fatta anche a te, che sei un pugile, sai perfettamente tutti i due pugili che cosa sono, che come sono arrivati fino a dove sono arrivati. Secondo il tuo punto di vista, è un match che arriverà alla fine oppure no? Allora, io non ho avuto la fortuna di fare sparring a Domenico, non lo conosco solo tramite il suo nome, perché quando io ho iniziato a fare il pugilato lui è già a grandi livelli. Mirko lo conosco perché sono stato suo sparring da dilettante. Sono tutti e due bravissimi pugili, certo che l'esperienza di Domenico gioca a suo favore, ma la voglia di vincere di Mirko gioca a suo favore. Insomma, è un bel match combattuto. Secondo me può anche finire prima del limite in entrambi i casi, però Domenico è molto potente, molto scorbutico quando entra, quindi Mirko deve stare molto attento. È molto duro nel clinch, esperto, sa quello che fa, però Mirko insomma è preparato, conoscendolo com'è anche di testa, è molto pronto. Sarà sicuramente un match bellissimo. Aperto 50 e 50, diciamo. Ecco, allora cercherò anch'io di perfezionare il mio inglese. Quindi io spero un bel fair play. E a questo punto anche tu immagino, no? Sì, prima cosa che voglio vedere sarà quella: l'abbraccio a fine match tra due pugili. La cosa più bella la cosa che differenzia il pugilato da altri sport, no? È questa: l'abbraccio, ci si può menare per 10, 12 riprese, 6 riprese, 8 riprese, si può cadere 3 volte. L'importante è l'abbraccio finale, no? Perché là sopra sì, siamo avversari, però lavoriamo a tutte e due questi grandi punti. Lavoriamo a tutti, un bel fair play, sì. Ok, perfetto. Allora, a questo punto abbiamo avuto la fortuna di avere Carpentieri qui accanto a noi e adesso chiamiamo il maestro che lo sta preparando. Benvenuto Fabio. Buonasera. Buonasera ragazzi. Ok Fabio, penso che sei contento di quello che stai facendo in questo momento. Sì, sì. Accanto al tuo sì, perché sta crescendo tantissimo e sta migliorando sotto tutti i punti di vista e sta prendendo in considerazione di essere proprio un grande atleta. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederti preparare questo ragazzo. Vedo che anche tu ci metti tanta volontà e tanta energia. È la mia vita sto sport, mi ha aiutato tanto, mi aiuta, mi dà da campare, mi dà da vivere e tutto quello che faccio lo voglio investire sui ragazzi che lo meritano, soprattutto Giovanni. Ecco, finalmente abbiamo un'altra palestra qui nel Lazio, senza nominare sempre le solite palestre che stanno tirando fuori i campioni, in effetti stanno tirando fuori i campioni, ma ci sono anche palestre dove stanno cercando di mettersi chiaramente alla luce di questo mondo del pugilato e mettersi alla luce portando i loro atleti, coloro che loro credono di avere un risultato eccellente, perché no, anche eccellente. Allora va bene, torno a farti una domanda. Allora, il tuo pugile sta per affrontare un match di preparazione, mi sembra aver capito, a una realtà che si chiama Malta. Tu ci puoi dire qualche cosa? No, non anticipo nulla perché grazie anche a te e alla tua vicinanza stiamo arrivando quasi in cosiddetta dama alla nostra grande opportunità. Slam Sport comunque sta lavorando e vuole lavorare accanto a voi per dare il massimo al mondo del pugilato, perché è lo sport che a noi piace per eccellenza e lavoriamo per questo, lavoriamo per aiutare anche loro nel riuscire chissà anche a trovare sponsor che le possono permettere di dire qualcosa in più nell'allenamento, qualcosa in più nelle trasferte eccetera, ma anche stando accanto a loro aiutando nel limite del possibile con tutte le possibili tecnologie sia televisive che stiamo sfruttando noi in questi momenti, in questi giorni, ma anche burocratiche, e quindi siamo qui accanto a loro. Allora Fabio mi ha detto questo, mi ha fatto questo caldeggio, ma in effetti è così. Allora Fabio, ti faccio una domanda. Il 6 maggio mi sembra, che match è? Allora, questo match è in preparazione al grande evento che poi faremo a Malta. Ci hanno dato una data, ma abbiamo aspirato ad avere un match un pochetto più importante e entro domenica sapremo la data definitiva e avremo la nostra grande opportunità con voi vicino a noi. Ok, io volevo fare un attimino, volevo avvisare tutti coloro che stanno dall'altra parte dello schermo che ci stanno osservando e ci seguiranno, ci auguriamo sempre di più, sempre più agguerriti nel mondo del pugilato e nel mondo dello sport. Il 6 maggio la farei qui tu questa manifestazione? Sì, è il primo evento che io organizzo in palestra, perché voglio proprio dare risalto dove i ragazzi vengono qua, sudano, ci buttano l'anima. È una bellissima struttura, con ring omologato AIBA e a tutti i presupposti per
far uscire una bellissima manifestazione. Si affronteranno 10 o 14 match dilettanti da scaletta e due match professionisti. Avrà il suo esordio Fersula di Roma Est di Simona Torino e combatterà Giovanni contro Mulè della Sicilia. Perfetto, allora qui saremo qui, speriamo anche noi come Sle Sport, se riusciremo chiaramente a coprire anche questo servizio con loro, attorno a queste 16 corde vedremo sicuramente un bel match. Ringraziamo allora il maestro Fabio. Fabio, grazie a voi che ci seguite sempre e ci date l'opportunità di crescere. Posso ringraziare una persona? Certo, ci mancherebbe. Vorrei ringraziare questo ragazzo qui. Sì. Allora, vieni qui con noi, tanto siamo qui, ma il bello della diretta è questo. Questo ragazzo, okay. quando io combattevo in Australia e non avevo nessuno che credeva a me, era l'unica persona che... Allora mi sembra giusto chiederti, come ti chiami? Graziano. E che sport fai? Io Muay Thai, non boxe. Ah, Muay Thai, bellissimo Muay Thai. Quanto tempo hai fatto Muay Thai? Quanti anni? Sì. Parecchi anni, più di 10, sì, sì. Adesso 35 anni, un po' più hobby che sport. Quindi ringraziamo ancora i Carpentieri, mi raccomando, raccomandarsi si dice, non si raccomanda mai, comunque un bel destro fatto bene a chi è che ce deve darlo. Okay. Grazie ancora a tutti, se ci seguito nelle pillole e nella vita da ring, nella nobile arte. A presto da Slam Sport Network.